appunto, diventare artista c'è un vedo un po' gli occhi lucidi qua, tra l'altro, insomma, l'emozione c'è, la tua sincerità, perché traspare davvero. Però hai detto, la musica ora è la tua vita, quindi adesso comincia un'altra vita davvero. Sei pronta per una scuola? No, la scuola, esatto, dovrò finirla perché appunto il diploma è importante, però imparo entrambe le cose in parallelo, adesso vedrò come, a seconda dei progetti futuri, però la scuola si deve finirla, però la musica continua assolutamente, ho un sacco di cose che voglio scrivere, voglio. Brava, complimenti. C'è stato un momento in cui hai detto, non è disco. Allora, io sinceramente l'ultima settimana, proprio ormai la gara per me era sparita, era veramente sparita. La cosa a cui pensavo di più era quella di divertirmi, di vivere ogni momento, ogni istante, ogni momento per crescere, e credo che sia stato così per tutti. Proprio l'ultima settimana ce la siamo voluti al massimo. E io proprio di questa settimana mi sono proprio ritenuta felice. Brava, brava davvero, complimenti. Ragazzi, Luda, ciao. La prima domanda che Buongiorno, buongiorno. voglio farvi è se vi siete rivisti, se avete visto una spezzone di ieri sera sui social, magari su un sacco di video. Ancora niente, Un paio di video di Robbie Williams, dell'esibizione di Robbie Williams, qualche spezzone del video e qualche spezzone dell'elefante. Figata. Ah, no, volevo farlo dire a voi perché ragazzi, come Figata. vedete, avete spaccato, ma è veramente stato incredibile. Sì, per noi, anche per noi la finale è stata vissuta un po' come una festa, perché la vera finale era la semifinale. L'accesso al forum è il pass per il divertimento. Ci siamo rilassati emotivamente, ci siamo scrollati di dosso la gara e abbiamo vissuto tutto come una festa, appunto. Quindi ci siamo divertiti tutti quanti, si è visto. Anche per voi è un nuovo inizio, non è l'età di Sofia, in questo caso è la giovane età di Luda, perché voi in realtà siete insieme da poco. Come si prosegue ora, dopo questa finale di X Factor? Niente, dopo questa finale di X Factor ci è venuto ancora più voglia di suonare come se non bastasse, Meno perché ci male. aspettavamo finora e quindi quello, noi sappiamo cosa ci aspetta, ma sappiamo che ci aspettano delle cose, qualora non ci aspettassero delle cose, dovremmo crearci delle cose fuori, suonare il più possibile e anche il discarello ci starebbe Fatto con bene, calma. fatto con calma, non in 2 giorni, sì, è così, così. Diciamo che anche la performance con Robbie Williams rimarrà, credo, nei ricordi per un bel po'. Ma sì, anche perché volavamo. Robbie Williams rimarrà nella storia di Buda per sempre, perché è stata veramente una cosa assurda. C'è il microfono, può scusare. È stata una cosa assurda, cioè, ragazzi, sul Mediterraneo, volavamo sul palco, lui che è entrato subito nel nostro mood, quindi insomma ci ha aiutato anche nella performance, insomma è stato tutto perfetto per noi. E si è visto come un altro che deve imparare a parlare anche più sciolto il Sì, vabbè, microfono, ragazzi, il eh? mio compito E è non solo fare di più, suonare, mi però. raccomando, complimenti davvero. La sera, voi, ciao. Ciao a Avete tutti. dormito? No. Ok, vi dovete abituare anche a questo, giusto così. Cosa ti aspetta quando torni a casa adesso? Adesso ci aspetta un rientro in famiglia, diciamo, perché la zona ci sta dando tanto. Noi teniamo la zona, la culla dove siamo nati, ma in realtà poi dopo il nostro discorso è quello di espanderla in tutta Italia, in tutte le zone d'Italia, sia le borgate, insomma, dove la strada prende possesso delle persone. Penso che torneremo contenti del nostro percorso, perché alla fine questo è l'obiettivo, alla finale. E niente, abbiamo tanti amici che ci aspettano e tanta musica da incidere, da far condividere. C'è qualcuno che adesso. Anche quando cerco di parlare, che è questo, cioè di divertirmi, di andare convinto, perché
in questo modo riesco a convincere anche le persone, riesco a far divertire le persone, quindi fare tutto con grande passione e divertimento. Se ho visto che ha fatto fare delle cose, si vede che arriva dal conservatorio, serie, tecnicamente, ti ha messo per terra, respirazione, cioè... Sì, ma... Mica tutti, eh? No, ma lei anche fuori dalle telecamere veramente è venuta, ci ha fatto lezioni, ci ha fatto fare i vocalizzi, è stata veramente grande, una bella persona, veramente. Perché da spettatori non abbiamo assolutamente avuto la percezione del programma non avendo visto neanche una puntata. E quindi non so, dovrei prima vederlo tutto per dire questo. Quello che penso, che ho percepito, è che la cosa che forse ha funzionato di meno è che ci sono state poche liti tra i giudici. Però tra voi forse. Sì, anche tra noi, ma forse questo ci permette di essere così tranquilli oggi, perché i giudici sono stati sempre estremamente corretti. Quindi se questo è un problema, forse è il problema di chi guarda le cose, non lo so, se lo spettacolo è la lite, amen. X Factor è una vetrina importantissima. Sky penso che in questo programma possa dire la sua su una ricerca musicale in questo mese di cui ce n'è sempre bisogno, perché ha bisogno di rinnovarsi e tenere testa al mercato americano internazionale. Quindi X Factor, a nostro parere, come l'altro anno Anastasio è riuscito a fare breccia nel discorso autoriale, penso che X Factor possa tendere una mano alle persone che cercano di emergere con le proprie forze di scrittura, quindi penso che possa premere molto di più l'acceleratore su questo, un po' come se fosse un Sanremo soltanto di Sky, magari una bestemmia, ma per me personalmente sarebbe figo vedere due programmi che se la contendono su due diverse piattaforme. Sarebbe molto moderno il discorso. Ok, allora con i Buddha qui ad X Factor, il giorno dopo, che cosa vi portate addosso di questa esperienza? Tutto. Un viaggio meraviglioso, divertimento, luci, professionisti, lavoro, soddisfazione, professionalità a livelli altissimi. Avete avuto modo di capire chi è il vostro pubblico? Io ho un elenco di persone che mi hanno scritto: Maria Teresa 9 anni, Davide 5 anni. Veramente? Ci sono i piccolini che ci hanno detto che piacciono tanto ai bambini e questa cosa ci riempie di gioia in realtà. I bambini sono puri. Basta che li portate poi ai live, perché noi vogliamo fare i live. Esatto. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Ciao.